Stadio per andare alla fine. Passaggio del turno era quello che vi eravate prefissati, ma non c'era nulla di scontato, lo si è capito anche stasera. Eravamo pronti a soffrire, ci siamo detti un po' di cose, c'era da fare questo bel passaggio, questa partita di sofferenza per poi regalarci una serie di partite qui con Civitanova che apre insomma un nuovo ciclo. Quindi siamo stati bravi, sono felice, sono contento di ragazzi che ci stanno tutto quello che hanno in corpo e sono molto felice. Ci sono stati dei colpi straordinari, no? La rotazione anche la collega di Orduna, tanti colpi simili, ma c'è stata soprattutto una squadra, tanti giocatori che hai fatto ruotare, che ha saputo rimontare dal 17-12 sotto, poi dal 22-19, insomma, significa che c'è della sostanza. Sì. Insomma, è una sostanza che insomma è venuta fuori dal dimostrato qua a Modena negli scorsi anni passati e stasera insomma hanno fatto vedere che sono pronti per combattere questo livello. Abbiamo delle cose ancora da sistemare, però insomma sembra che siamo abbastanza tranquilli anche quando giochiamo male. In questo momento a tirare fuori anche la finale una cosina della battuta per riuscire a rimontare il set e sono contento. Siete riusciti anche a far innamorare noi il pubblico, non che si è mai andato via, però insomma ci sono stati dei momenti non con l'entusiasmo che per fortuna si è visto stasera. Per parte del passato, ormai è un tempo molto lontano. Ho chiesto ai ragazzi di guardare molto il presente, di prefigurare bene il futuro, perché è dove ci vedo gioiosi e divertiti, quindi insomma, il pubblico risponde a quello che la squadra manifesta dentro il rettangolo di gioco e in questo momento i ragazzi insomma, sanno esprimere la giusta gioia e il giusto attaccamento a questa città, a questa maniera. Questo turno ce lo siamo guadagnati, ce lo siamo preparati in Polonia e questa sera sapevamo che era una sera più difficile, siamo stati lì senza perderci e siamo riusciti a fare questo. Adesso la luce, ancora lunga e tanta luce. Quante più volte ci giochiamo meglio è per noi, quindi sono contento di quello che speravo e quello che volevo, quindi ci prepariamo adesso a giocare subito gara 2 in campionato. Abbiamo fatto una buonissima partita là, dobbiamo rimanere concentrati, questa sera festeggiamo perché i ragazzi lo meritano. Anche in previsione Lube, come hai visto questa sera?